Noi abbiamo fatto tanti esperimenti sul lagno, e per esempio il lagno dell'Ena fa una sbarazzide, ha la capacità di saltare per attrarre la sua preda. Posso scattare una foto? Ok, continuiamo la dieta scolastica. Poi abbiamo quest'altro lagno, lagno della spallaceda. Fa un sacco di lagnatelle che rompono le palle alle altre quattro butte. E i fili hanno la resistenza che fanno in modo che il lagno prenda un sacco di leve. E quindi la letta. Lasciala in pace, altrimenti... Se no il suo papozzo licenzia il tuo papino. E a me che cosa fai? Il bidet? Insomma, che ti prende? Il primo che apre bocca lo bacio all'esame. E non scherzo, chiaro? Forza. Continuiamo con la dieta scolastica, dicendo che questo lagno è molto molto importante perché è talmente preminente che ha i limiti della plezione. Ma come minchia parla questa? Dello stesso senso! Ehi, chi è questo? Sai chi sembra? Sembra mio zio quando è bloccato a letto. E mia nonna gli fa le punture. Peter, adesso tua zia si mette a drogare le persone? È Voltaren! Dopo 5 anni di acculata ricerca, siamo arrivati Guarda, alla conclusione... Hai intenzione di parlarle oppure no? Ehi, figurati! Parlaci tu! Tacca sotto! Che schifo! Sono animaletti amorosi. Beh, io li trovo stupidi. Sì, anch'io. Uno più importante dell'altro. Lo sai che uno di questi ragni assomiglia allo zio di Peter? Parker? Sì, il mio amichetto del cuore. Se uno non sa... Però? Già. Una testa di cazzo, come nella mia lingua. Io sono giapponese, ma sono cinese di natura. E però io sono 5 ragni che abbiamo qua davanti. Cinese, ti sbagli. Cosa dice, scusa? Ne manca uno. È impossibile. Suppongo che i ricercatori ci stiano lavorando su. Lo sai che questo affare è grande quanto tutta quanta la lunghezza del mio pene? Però... Tu non hai fatto altro che parlare durante tutta la lezione. Vieni che ti insegno io ad ascoltare. Oh, là là. Dica. Posso fare una fotografia? Sì. Mi serve uno screensaver. Oh, a me? Sì, mi vedo qui. Va bene, qui proprio qui. Sì, sì, là va bene. Usa Photoshop. Sempre usato Photoshop.